Bella raga, finalmente ci siamo, EICMA 2024, vi raccontiamo un bel po' di cose interessanti, ci sono tante cose da vedere e oggi partiamo con le adventure, anzi sono già giusto allo stand AJP PR7, la conoscevamo già, l'abbiamo già vista più di una volta, è una moto che sappiamo che interessa a molti appassionati del segmento, ma quest'anno c'è anche la Gold Edition che è versione praticamente identica a quella standard che abbiamo già visto anche l'anno scorso, che però introduce un po' di chicche come ad esempio un po' di parti in Ergal, c'è il manubrio un po' diverso, dei riser che sono ricavati dal pieno, ma soprattutto comparto sospensioni firmato Ohlins e qui il livello si alza e non poco. Rimangono comunque freni Brembo, la strumentazione che è abbastanza importante, soprattutto se si pensa che questa è una moto economica, se consideriamo il segmento, quali sono i prezzi del segmento, e bel cupolino, ci sta anche per andare su strada a fare un po' di trasferimenti quindi, e dicevo una bella torretta con un bel tablet grosso nel quale si può ovviamente importare le tracce GPX, si possono fare anche tante altre cose. Progetto di per sé semplice, motore monocilindrico, vecchia conoscenza questa, telaio misto alluminio con la culla, con la semiculla in acciaio, forcellone in alluminio, in questo caso anche sull'altra poi cromato con l'effetto a specchio che non è male. Altra cosa molto interessante, lo scarico direi completo, almeno a vederlo, Doma, soprattutto sul terminale, quello sono sicuro perché c'è scritto. È un nome interessante, mi ricordo quando correvo io sui due tempi era usato tantissimo, poi non l'ho più sentito. Ritrovarlo qua mi fa un certo effetto, direi, piacevole. Questa è molto interessante, noi non siamo ancora riusciti a provarla, ma io spero veramente di farci presto un bel door test perché mi intriga abbastanza la moto. Andiamo avanti. Stand Aprilia e parliamo di adventure e quindi non potevamo che cominciare da loro. Le due Touareg 660 che hanno fatto Eco Race e Italiano Motorelli. Da cosa si capisce quale una e quale l'altra? Beh, Eco Race, serbatoio posteriore lo vedete subito, Motorelli invece per ovvi motivi, per meno esigenze di autonomia, non ce l'ha per delle esigenze diverse di autonomia, cambiano un pochino, anche questa c'ha delle protezioni un po' diverse, c'è il cassettino per il portatrezzi. Diciamo che l'anno scorso hanno vinto l'Eco Race, ci riproveranno quest'anno a gennaio, con quella hanno vinto il Motorelli per 2 anni di fila, gli è andata bene. Ma non siamo qua solo per farvi vedere queste, venite con me. So che in molti di voi si aspetteranno, sicuramente si aspettano la Touareg 4,5, è uscito qualcosino. Beh, su quella lì ci tengo a dirvi che in realtà è stato un esperimento fatto dai Guareschi, dai fratelli Guareschi, che hanno fatto questa specie di concept di prototipo che correrà l'Africa Eco Race, ma non è niente definitivo. Potrebbe essere un'anticipazione per il futuro, non si sa quale futuro, però tra quanto arriverà la novità Touareg è questa qui. Differenze rispetto alla Touareg standard? Beh, lo leggete, ce l'ha scritto qui, Rally, è una versione speciale che in parte celebra quello che hanno vinto quelle due moto che abbiamo appena visto e arrivano un po' di componenti speciali per far sì che differisca un po' dal modello standard. Prime su tutte le ruote, diventano ovviamente, restano a raggi 21-18, diventano però a canale stretto, non sono più tubeless, camera d'aria, un po' più racing se vogliamo, qui ci entrerà, dovrebbero entrarci senza problemi anche le mousse. Esce di serie con il paramotore più esteso, con la protezione più estesa in alluminio, più resistente, arrivano un po' di protezioni qua e là, la griglia per il radiatore, nuovi paramani e arriva anche una nuova mappatura off-road che dovrebbe avere un po', dovrebbe reagire meglio al tocco del gas, lasciarla un po' meno vuota. Invece le sospensioni, se ve lo stesse chiedendo, sono identiche a quelle della Touareg standard, della 660 standard, ma arriva il colore dei foderi oro per richiamare un po' le Ohlins di quelle altre. Tra le altre novità poi lo scarico terminale SC Project. Questa novità Touareg per il 2025, chi si aspettava il 4,5 dovrà aspettare ancora un po', ma io penso che prima o poi arriverà. Continuiamo il nostro giro. Stand KTM, facciamo un po' di parkour, capite la cheat. Questa super interessante. Allora, non abbiamo ancora i dati nello specifico, quello che posso dirvi è che la piattaforma è quella della Duke Gen 3, quindi cambia tutto, motore rivisto, telaio rivisto, rispetto ovviamente alla Duke RRC c'è una flessibilità diversa del telaio, cambia un po' il forcellone, ma quello su cui bisogna concentrarsi è che sulla, rispetto alla precedente 390 Adventure finalmente arriva la ruota da 21, quindi questa è una vera Adventure di piccola cilindrata. Io infatti questa non vedo l'ora di provarla su Get Dirt perché secondo me è fighissima da guidare, bella leggera,
ci sta proprio bene un door test. Cosa interessante sulle sospensioni, anche se non sappiamo quante escursioni c'è, non ci hanno dato ancora i dati, quello che sappiamo è che è a cartuccia aperta, che ci sta visto il segmento di appartenenza, però ha la regolazione sia del precarico, sia della compressione, sia del ritorno, funzione a steli separati come ci ha abituato KTM. Ovviamente arriva anche tutta una nuova interfaccia, arriva un nuovo pacchetto elettronico con mappature, tutto, gas, ride by wire, insomma il progetto è bello interessante. La cosa che mi piace molto è che questa qui già dalla prima serie, non come hanno fatto con la prima 890 che a molti non faceva impazzire, è intera qua, questa zona, e questa è una cosa che mi piace molto. Anche a guardare la moto, sembra proprio una moto da rally, un adventure fatta e finita in miniatura, e questa, col parafango alto, sicuramente farà piacere a chi vuole avvicinarsi un po' a questo mondo o a chi vuole una roba poco impegnativa. Io non vedo l'ora di saltarci in sella, ma adesso andiamo avanti. Ok, me ne stavo per andare via qui da KTM, poi alcuni miei amici conoscenti austriaci mi hanno detto: va che ti mancano dei pezzi, non c'è solo la 390, non avevo ancora fatto il giro dello stand, sono onesto. Beh, eccola qui, 1390 Super Adventure R. Avevamo già visto la S, è già stata presentata, questa qui invece arriva proprio qua in EICMA e beh, non so cosa dirvi, nel senso che io sono sempre stato abbastanza fan di questa moto, ma non riduce quelle che erano le aspettative. Allora, colore, mi piace la gamma che è stata scelta ancora col bianco e il blu, questo secondo me è un bel tocco, sulle KTM mi è sempre piaciuta questa soluzione cromatica. Cambia il faro anteriore, ma diventa un po' più alieno, più di quello che poteva essere prima. Confermato il cupolino basso per la R, e poi vabbè, il motore diventa ancora di più rispetto a prima, non che ce ne fosse poco prima, ma qui ce n'è ancora di più. Qui vi faccio vedere anche cosa succede col display, che cambia completamente. Ovviamente qua vengono implementati tutti quelli che sono gli ADAS, i sistemi di aiuto alla guida, ce n'è a bizzeffe, non sto neanche a dirveli, poi so che qui su Dirt interessa un po' più il tecnico, quindi vi farà piacere sapere che sono state confermate le sospensioni meccaniche, tra l'altro molto comode con i click senza bisogno di dover utilizzare il cacciavite. La moto rimane bella stretta tra le gambe quando ci si alza in piedi, e questa, se non l'avete mai provata, posso garantirvi che fuori strada sa il fatto suo, abbastanza impegnativa, ci sono tanti cavalli qua sotto, però è una moto che veramente sa stupire per quanto riesce a essere intuitiva e enduristica, nonostante sia, direi, abbastanza grande, l'avete anche rispetto a me. Non ne abbiamo finito qua però, perché adesso abbiamo fatto Adventure, 390, 1390. Ci sono anche le nuove Enduro, le 390 e 125 Enduro R classiche, che vengono aggiunte alla famiglia, si aggiungono alla famiglia proprio come hanno fatto le SMC. Che dire, queste interessanti, secondo me ci sta come scelta, soprattutto quella del 125, che porta KTM in un segmento dove non era mai stata. 125 quattro tempi, lo sappiamo, adesso sono quasi una scelta obbligata per quella che è la mobilità urbana, quindi senza andare nel racing. A loro mancava, finalmente è arrivata, quindi non solo Duke, per chi è fan di KTM, d'ora in poi c'è anche un'Endurina, come c'è anche la versione 390 per chi vuole provare qualcosa di un po' diverso, anche questa abbastanza curiosa. Anche in questo caso, sia per la 125 sia per la 390, c'è la forcella regolabile direttamente con le mani. Controlliamo se c'è la regolazione del mono, ve lo dico subito che la scopro insieme a voi. A vista così direi di no, anzi guarda qua. Qui abbiamo la regolazione del mono, quindi bene, perché 390 ci sta, 125 non era così scontato. Io sono curioso di provarle, so che manca poco al nostro door test, questione di mesi, quindi andiamo al prossimo stand e per queste qui ci rivediamo tra poco. Ciao ragazzi, continuano i nostri video e entro anch'io a dare una mano di supporto a Federico per quello che riguarda il mondo adventuring, maxi enduro, dual sport, mettiamoci tutto di più. Anche se arriveremo un po' tardi forse con questo, però come sempre tante cose da seguire, da gestire lato nostro, ma ci siamo anche qui. Magari proviamo a dirvi qualcosa di differente che nessuno vi ha raccontato su certe moto, o qualcosa che è scappato, perché sappiamo che gran parte di queste che vi racconteremo le avete già ascoltate, oppure siete già anche passati qua a EICMA e le avete viste. Però noi ci proviamo lo stesso a dare quegli aneddoti che magari non avete ancora scoperto, non avete ancora visto da vicino. Logicamente siamo nel pieno del vivo di EICMA, quindi pubblico a manetta, mi passano davanti, dietro, sulle moto, sopra. Ma partiamo subito stand Honda, quindi le moto ce le stiamo dividendo con Fede. Io comincio da qua, stand Honda, c'è un po' di cose interessanti da raccontare, partiamo da lei.
la nuova 300, il CRF 300 Rally, e poco più avanti c'è invece la CRF 300L. Ma partiamo dalla Rally. Noi l'abbiamo avuta in prova pochi giorni fa su Red Live, su una comparativa che sta per arrivare, dove raccontiamo il viaggio, l'adventuring. Ci eravamo anche noi di Get Dirt, sì, io e Fede, e avevamo proprio lei. Però arriva qua ad EICMA completamente nuova, viene svelata qua, e ci sono un po' di novità molto interessanti, nel senso che la moto effettivamente arriva con quasi 2,5 litri in più di serbatoio, quindi quasi un'autonomia di 400 km. È vero, il motorino è un 300 che eroga pochi cavalli, stiamo parlando di 23,7 cavalli, e non ha tanta forza, ma quanto è gestibile, quanto è fruibile questa moto qua è esagerata. E nella comparativa che arriva, anche se avevamo la versione precedente, la raccontiamo molto bene. Questa è una moto che mi piace da guidare, è una moto che ha senso di esistere, è una moto che funziona bene, c'è sempre stata in questo segmento, che sta tornando sempre più forte alla ribalta, quindi che non saprei neanche io come dire tra dual sport e forse soprattutto sulla parente che adesso vediamo di là, e questo adventuring di moto facile, cioè da cilindrata basse, 300, 4,5, quanti si stanno affiancando? È arrivato anche GS, BMW, però lei c'è da tanto, la moto è veramente facile, in off-road si guida benissimo. Cosa c'è di novità qui? Beh, allora, il telaio è stato completamente riprogettato, ridisegnato, anche il forcellone, che arriva quindi a ridurre il peso in modo sostanziale della moto, nonostante, come vi ho detto, il serbatoio più grande. Arrivano delle, ci sono delle sospensioni che aumentano la corsa, peccato, e qua veramente è una di quelle moto che bisognerebbe saltarci sopra su EICMA, no, l'ho fatto in tante salite, questa è quella che ne vale più la pena, nel senso che vi accorgete di quanto gli ammortizzatori, la forcella è morbida, è morbidissima, anche nella prova ce ne siamo accorti, arrivi su e rimbalzi tantissimo, quindi peccato che non abbiamo nessun registro di regolazione, però le show da 43 sanno fare il loro lavoro, lo racconteremo bene nella prova, non vi anticipo niente, nel senso che sono mollissime, ma se vai a fare dell'enduro vero funzionano molto bene. Altra, beh, sicuramente è cambiato un po' tutto quello che è il look grafico estetico, nel senso che CRF adesso è scritto per la lunga un po' su tutti i nuovi modelli, abbiamo la nuova colorazione blu che va a riprendere poi la sella completamente nuova. Ci spostiamo di qua invece, vieni Dani, abbiamo la versione che abbiamo detto L, questa a me gasa ancora di più, perché questa è un po' veramente quella del segmento dual sport, e non so perché c'è la strumentazione comoda sopra che prende veramente quello del mondo adventure, come quelle un po' col taglio racing, è posta orizzontalmente, però mi gasa, questa mi gasa ancora di più, mi gasa perché mi viene voglia di smanettarci veramente, e non vi neghiamo che magari con quella che abbiamo lì o con questa quando ci sarà modo su Dirt ve la portiamo sicuramente, andiamo a farci magari qualcosa di un po' fuori dalla sua portata. Io vado avanti, mondo adventure, quindi noi cerchiamo sempre quelle che veramente parlano di off-road, devono parlare la nostra lingua Dirt, quindi sicuramente siamo ancora in rosso, non dovete perdervi quelli che sono la via dei ricordi del segmento Africa Twin, alla fine si parla veramente di tanti anni, parte da un 650, 750, ci sono diverse preparazioni per arrivare all'Africa Twin più standard, però fate una sosta qui all'Hospitality Africa Twin, nel senso che dentro c'è un po' di storia, c'è la storia di Honda, vanno viste, non potete perderle. Poi noi ci spostiamo un pochino invece più avanti perché c'è qualcos'altro per quello che riguarda Honda nel mondo adventure. Ultima fermata in rosso, e qua è obbligatorio, anche se provo a spiegarvelo bene. Vabbè, qui abbiamo praticamente una CRF 450 RX Enduro che vi ho raccontato io nel mio video dedicato al mondo rally, ovvero questo è un kit da quella base che vi ho appena detto, parte un kit realizzato da RS Moto e viene commercializzato, poi venduta la moto così, effettivamente si può già acquistare, lo si poteva già acquistare, ve l'abbiamo raccontato l'anno scorso, effettivamente da Red Moto, quindi ci sono più mani che si mettono a lavoro per andare a creare poi effettivamente una moto, e qua stiamo parlando non di adventuring, stiamo parlando di rally vero, quello che piace a noi, una moto che sia definitiva per andarci forte, torretta, dedicata con roadbook o supporto
GPX per qualsiasi utilizzo, scarico completamente aperto, Arrow, frizione STM, serbatoio vero da Dakar con più litri, anteriore, posteriore, forcelle di derivazione della CRF RX, quindi kit show up, ma tutta l'idraulica è stata rivista con un set dedicato, le piastre sono STM, insomma c'è tantissimo, veramente tanto tanto lavoro. Qui parliamo di una moto specialistica e vai, questa è una di quelle che dovremmo provare a breve. Ma il discorso vero su questa moto sta esattamente a metà da dove ci troviamo noi a pochi passi più là, perché a pochi passi più là c'è la moto di Ricky Brabec, campione del mondo rally, nonché campione anche della Dakar per quest'anno. Perché si pone più o meno a metà? Perché speravamo di averla qua, sta succedendo, arriverà, ovvero proviamo a metterla lì tra le righe. Tiziano Internò Rallypov, che conosciamo bene, sta già correndo e parteciperà alla Dakar con una moto un po' particolare, ovvero più o meno a metà strada, come vi sto spiegando, da questo modello a quello che c'è di là, una sorta di Honda ufficiale che arriva direttamente dal Giappone, creata e pensato per le moto da rally, ma che non è effettivamente poi un HRC a tutti gli effetti, una moto factory. È una moto che verrà presentata quando nella nuova Dakar 2025, ormai mancano pochi mesi, i piloti verranno svelati, ci sarà questa nuova moto che farà questa apparizione. Sarà una moto appunto che molto probabilmente, vi stiamo forse spoilerando anche un pochino, non ne siamo certi neanche noi di tutto questo, ma molto probabilmente poi ad EICMA 2025, quello che speravamo forse già di intuire, di sapere qualcosa in più, ma non è successo, la vedremo qua. Cioè un modello che esce effettivamente dal Giappone dedicato alle corse nel deserto, nel rally. Quindi non una moto che comunque fanno già un lavoro assurdo per quello che è il mondo RS Moto, ma uno step evolutivo in più. Stiamo attenti per quello che succederà alla car, stiamo attenti a Tiziano Internò, che molto probabilmente potrebbe averla già tra le mani, perché dovrebbe essere lì. Vediamo se non diciamo cavolate. Intanto, proprio perché in realtà questa via di mezzo manca, Dani, noi ci spostiamo da quello che è la versione RX RS Moto a effettivamente la moto campione del mondo per quello che riguarda la Dakar. Ricky Brabec, eccola qua. Qui forse c'è un po' poco da dire, c'è un po' poco da raccontare, se non solo prendersi, mettersi del tempo in tasca, per che è un tempo proprio buttato, nel senso che qua ti ci perdi dentro, va ammirata, è una vera moto factory, stiamo parlando della squadra HRC, c'è troppo, c'è veramente troppo per stare qua e dirvi quanti pezzi posso solo guardare buttandoci gli occhi addosso. Sosta obbligatoria. Sosta volante anche per quello che riguarda Fantic, è d'obbligo, di là c'è tra l'altro esposta la Caballero con cui ha guidato Alex Salvini nella Charity Race, dove c'era il nostro Edo Boga, è preso subito uno versus uno, ha fatto secondo assoluto. Alex, vabbè, Alex è Alex, non c'è tanto da star qui a dire come la guidava, che stile. Vabbè, torniamo al mondo Adventure, quindi con le ruote più alte rispetto alla Caballero, che in fuoristrada si guida molto bene, e c'è lei. Nulla di nuovo, nessuna grossa novità, però la sosta è d'obbligo perché abbiamo la versione XF Rally con di fianco il valigiotto che puoi acquistare per rendere la moto in versione più factory, completo veramente di tutto quello che ti serve da trasformare la moto, che parte con la strumentazione digitale e componentistica già di livello validissima, perché la base è esattamente il 4.5 XF di enduro, però con un po' di robina vai veramente a trasformarla in una moto che puoi veramente andare a sfidare qualsiasi sfida si vuole partire, Africa e Coreso, quant'altro. Abbiamo la torretta, il roadbook, le piastre, c'è un kit che consente poi di erogare una potenza diversa, completo. Più a sinistra invece vediamo la moto di Sandra Gomez, ovvero con lei che prenderà poi il via effettivamente alla Dakar. Sandra Gomez, una vera scommessa di per sé come persona, nel senso che Sandra è qualcosa di particolare, ha già scritto la storia delle moto, campionessa di trial, di super enduro, hard enduro, anzi partecipante all'X Games per più volte, ha preso più medaglie, ma soprattutto l'unica finisher nella categoria gold del Romaniacs, insomma una campionessa inaudita per quello che riguarda il mondo enduro extreme. Considerate che addirittura ha fatto la comparsa
in Tokyo, si iscrive a Tokyo nella serie Netflix. Beh, questa è la sua moto, qui parliamo di una factory vera, anche se la base di partenza è esattamente quella, ci sono qua chicche qua e là, che logicamente è una moto che deve poter partire per la Dakar. Un angolo, poche novità, ma dovete sempre ammirarlo se siete come noi e vi piace il mondo adventure. Noi andiamo avanti. SV Mototech vi ha fatto una roba assurda per viaggiare e non fermarvi mai, cioè dentro avete sale, pepe, i fornelli, tutto quello che serve, chiudete e siamo a posto per le nostre adventure. Il gioco vero sarebbe vedere se quelle valigie lì le montiamo noi e andiamo a farci del vero adventure con qualche salto e derapata e cosa succede all'interno. Vediamo, glielo chiediamo, chissà se possiamo farlo. Ok ragazzi, stand Moto Morini, arriva il 1200 per quello che riguarda il segmento Max Enduro Adventure, però non ha l'avventura, quindi a noi non interessa, ma c'è qualcosa di interessante, una super novità che non ci aspettavamo qua, ovvero 4,5 Ultrike, eccola qua. Allora, moto interessante perché va veramente a posizionarsi a metà tra quello che è il Max Enduro e il mondo Dual Sport, con quella cilindrata, come vi ho detto prima, super interessante, più piccola, 4,5, ma soprattutto con 44,2 cavalli di potenza riesce con il regime di peso potenza andare a collocarsi per le moto con patente A2. Ecco perché queste moto diventano sempre così fondamentali, perché alla fine riusciamo a fare veramente dell'adventuring per tutti, soprattutto per i giovani, soprattutto perché usciamo un po' da quel mondo specialistico e entriamo in questo segmento che è un pochino nuovo. E per chi è più giovane questo fa molto bene anche noi, a noi piace, ci fa piacere. Guardiamolo un attimo da vicino, beh, un'altezza sella di 82, forse 82 qualcosa, adesso non ricordo, forse un pochino bassina, vicino al terreno, quindi facile per quelli che iniziano, però un serbatoio molto capiente che ti consente di fare tanti chilometri una volta accesa la moto. Il motore, ci dicono che è un motore molto pastoso, molto facile, arriverà a breve, più o meno si parla di primavera dai concessionari, quindi poco prima magari avremo la possibilità di provarla, saltarci in selle e con lei dobbiamo farci qualcosa davvero, però l'importante è questo, davanti c'è un 21 effettivamente, quindi parla Dirt. La strumentazione, guardatela, è orientata come quella del Tenere 700, quindi in verticale, come una strumentazione che ricorda le moto un po' più vere. Il manubrio è molto alto, aperto, peccato per quello che riguardano poi le regolazioni, perché al monoammortizzatore hai solo il precarico della molla tramite la ghiera, invece sulla forcella abbiamo soltanto la compressione con i classici click a cacciavite. Però l'estetica non è male, è accattivante, interessante da provare. Ok, restiamo sempre in ambito quindi di moto patente A2, facili, accessibili. Abbiamo appena scoperto la moto Morini, quindi col motore che poi in realtà è un motore che conosciamo benissimo, che è quello della CF LMT 450. Qui abbiamo in realtà un esemplare che c'era già, è stata rivisitata, è stata portata qua ad ECMA perfezionata, ovvero la 300 Rally, la Voge, siamo nello stand Voge, Voge 300 Rally. Guardate che carina, che c'è dentro una componentistica molto importante, con delle caratteristiche tecniche che possono veramente funzionare per quello che riguarda l'off-road. Con tutti questi esemplari, da quello che abbiamo detto della Honda e Suzuki, che passeremo, tanto lo sapete già, è il grande ritorno, sarebbe da organizzare una bella comparativa off-road noi di Get Dirt. Però Voge, non siamo qui per parlare lei, che è per lo più un restyling, una moto che c'era già, ma la grande novità è qua sopra. Vediamo se riusciamo a farvela vedere, perché vanno su veramente in tanti, la vogliono vedere, la vogliono toccare, la vogliono provare. Siamo nel live di EICMA, ovvero la DS800 Rally. Questa è la grande novità. Una moto particolare, se vogliamo, che ha un posizionamento che ancora faccio fatica a decifrare, nel senso, sicuramente va a strizzare l'occhio per quello che riguarda ormai il nuovo segmento off-road adventuring, che piace veramente a tutti, a più, e questo da cosa lo si capisce? Vabbè, sia dalla linea estetica, sia da quelle che sono le escursioni importanti, le ruote a tubeless, però con cerchi, con raggi tangenziali, con lo sguardo molto off-road, colorati d'oro, e soprattutto invece arriva l'ammortizzatore di sterzo già montato di serie. È qualcosa di particolare, per quello che dico faccio fatica a posizionarla, nel senso che quello è un componente che puoi trovare sulle moto racing del mondo
Gara, effettivamente gara, vedi, come vi dicevo, purtroppo la racchiudono, la circondano, perché lei è molto... Ne hanno sentito parlare tutti quanti quando l'hanno svelata qua ad EICMA e c'ha tante particolarità, come queste note tecniche, una salute da terra importante, 94 cavalli di risposta, quindi ce n'è tantissimo, però poi abbiamo invece di riscontro un serbatoio da 24 litri, forse un po' troppo, cioè se si vuole avvizionare, posizionare su una moto che possa funzionare bene in off-road, avrei messo magari meno litri, però al tempo stesso poi invece troviamo comodissimo il TFT posizionato in verticale come una vera moto che vuole strizzare l'occhio all'off-road. È una via di mezzo, ci sono delle scelte tecniche importanti come il paramotore, guardate come va a coprire bene, come va a avvolgere il cavalletto laterale, com'è solido, i dischi, le dimensioni importanti, le escursioni, come ho detto, sono quelle corrette per fare dell'off-road vero. Qua davanti addirittura c'è una fotocamera, non ho ancora capito bene il suo utilizzo e che cosa servirà, però diciamo che questa è una moto molto interessante per quello che riguarda il mondo adventure. Facciamo che noi, quando ci sarà modo, più o meno ci parlano in realtà di fine anno, è facile che la moto arriverà non ad EICMA dell'anno prossimo, effettivamente, ma settembre, ottobre, novembre. Però se dovesse arrivare, ancora il prezzo non è indicato, dobbiamo saltarci sopra. Tanto si continua. Ed eccoci allo stand Suzuki, sono dentro quindi un po' meno calca. DRZ4S, vabbè, tanto lo so che l'avete già sentita dappertutto, no? Ve l'hanno raccontata in tutte le salse. Beh, che dire, ci facciamo giusto una riflessione volante. Finalmente Suzuki torna nel segmento, e questo segmento è quello che vi sto continuamente dicendo, quindi cilindrata piccola, queste due sport, questa voglia di fare adventure con una moto facile, semplice, che poi la puoi sfruttare tantissimo dovunque, in città, fare derapate. Questo è qualcosa che noi dobbiamo metterci le mani addosso, ma su tutto il segmento, continuo a dirlo e continuerò. Allora, vabbè, 280 escursione anteriore, 296 sul posteriore, quindi è un'escursione veramente importante, ma la cosa più importante che non ho trovato su tutto il resto della gamma, della concorrenza, è la regolazione, che è completa per quello che riguarda compressione ed estensione sia all'anteriore ma soprattutto anche sul mono ammortizzatore. Sospensioni che sono firmate Kayaba, quindi partiamo da un ottimissimo livello. Il motore è, alla fine, il DR400 è quel motore lì che dovrebbe essere sempre pastoso, sempre molto facile. La livrea mi piace tantissimo, poi lo sapete, noi abbiamo messo anche un Suzuki al Dirt Match, noi, per noi giallo, poi per quello che riguarda me personalmente è una moto che ci vuole. Sono contentissimo che ci sia lei, sono contentissimo, come ho detto, e non vedo l'ora di farci veramente una comparativa con queste. Ci vogliono queste, però mi piace come dual sport, mi piace il concetto che c'è dietro, come impostazioni mi sembra ricordare una moto abbastanza specialistica. Andiamo avanti, tanto non vi dico tutto quello che riguardano le schede tecniche, anche se con lei c'è un po' poco, perché fare la lettura classica delle schede tecniche a noi interessa un po' poco, vi diamo un po' qualche concetto diverso, perché le schede tecniche ve lo stanno dicendo tutti, ve le stanno leggendo tutti e le potete trovare sul sito www.getdoor.it. Bella! Padiglione 15, stand Ducati, o meglio qualche metro più avanti, perché c'è lo stand Sprint Filter e qui c'è una Ducati interessantissima, è quella di Antoine Meo, curata da tutto il team in Trophy Motorbike di Nick Mori. Che dire, qui c'è tantissimo, la base è la Desert X, che tra poco andiamo a dare un'altra sbirciata, che c'è giusta una novità nello stand Ducati, però logicamente è una moto a cui vengono poi sviluppati attorno dei piccoli lavori che la rendono effettivamente pronta per cercare di battere tutti, sia l'italiano Motorelli, infatti qua la tabella ancora dell'ultima gara del campionato italiano Motorelli, o come appena corso Antoine Meo qua alla Charity Race, dove effettivamente ha trionfato su tutti, secondo Jacopo Cerutti, terzo alle Botturi, Joan Hubert che aveva vinto la giornata prima è caduto sulla seconda giornata e quindi Antoine ha prevalso sopra tutti. Beh, si possono vedere sospensioni dedicate, c'è un disco maggiorato con il supporto pinza annesso, delle pedane con un grip cambiato, modificato, con degli spuntoni. Sicuramente la distribuzione che tiene a corona pignone non sarà quella tradizionale, logicamente, per quello che riguardano i cerchi. Poi andiamo a vedere una gomma
che è esattamente una gomma da enduro classicissima, quindi all'interno la vediamo già da come si schiaccia, avrà anche sicuramente la mousse per non forare, c'è addirittura ancora il nastro con i tempi attaccati della partenza pro speciale e l'ultimo gioco di percorso. Vediamo sia il sistema GPX e di navigatore che utilizza all'interno del campionato italiano Motorelli e poi tutte le chicche che riguardano l'ambito racing, dalle manopole, Ariete, piuttosto che la torretta studiata ad hoc, sono quelli che poi diventano i perfezionismi che ogni pilota deve fare e cucina sulla sua moto. Ma adesso andiamo velocemente in Ducati, velocemente. Sì, in Ducati ci siamo venuti, non è facile starci dentro perché veramente lo stand viene inglobato dalle persone, guardate, passano giustamente dappertutto. Novità, beh, sicuramente la Desert X è la moto di riferimento per l'adventuring di Ducati, o almeno per quello che riguarda poi noi di Dirt. C'è solo un affinamento, questo modello che è arrivato a metà anno, che è la Discovery, ovvero la Desert X Discovery. Dalla base arrivano standard dell'equipaggiamento come i paramani, come il supporto per la valigia, le valigie stesse, il roll bar che possiamo trovare in queste situazioni qua, le manopole riscaldate, insomma una sorta di equipaggiamento che va a impreziosire la nostra Desert X e ci prepara veramente a fare dell'adventure con i viaggi un po' più lunghi, quando le strade diventano ancora più lunghe. Carina, fateci un giro, se riuscite a salirci sopra magari. Ok, siamo in Royal Enfield, non per parlarvi della solita, tra virgolette, Himalayan, la moto che è uscita pochi mesi fa, che ormai conosciamo, vi abbiamo già raccontato tutto, per parlarvi di un Himalayan un po' diversa, questa qui che è un prototipo, come si può intuire, anche perché non sono state ancora rilasciate nessuna specifica, non si sa ancora nulla, se non quello che possiamo vedere, quindi andiamo a scoprirla insieme. Prima cosa, qua motore, pacco batterie, una vecchia conoscenza, anzi se aveste visto il nostro door match 250 a quattro tempi potreste notare delle somiglianze. Il motore arriva direttamente da Stark Varg, sono cambiate un po' di cose come ad esempio il telaio che inizia da qui, sempre con la piastra di forza in alluminio, è stata disegnata apposta per questa moto qui. Potrebbe essere una joint venture, non lo sappiamo con certezza ancora, non sappiamo neanche se arriverà, però è molto interessante perché abbiamo constatato che comunque la Stark funziona, va forte, sarà interessante vedere cosa potrebbe fare su una Max Enduro sia in termini di prestazioni ma anche per quello che riguarda poi la durata della carica, il tempo che ci può mettere a caricare. La cosa interessante in questo caso è che così a prima vista cambia il telaio ovviamente perché cambia tutto il resto, ma il pacco batterie è quello sì della Stark, ma in realtà sono due, uno di fianco all'altro. Questo ovviamente nell'ottica di dare più autonomia, anche delle prestazioni diverse per una moto che per la quale non viene dichiarato il peso, ma che sicuramente sarà più alto rispetto a quello della Varg. Altra cosa molto interessante in realtà è, guardate cosa c'è qui, sospensioni elettroniche. C'è una buona escursione, non c'è il dato ovviamente, non sembra che ci sia tantissima corsa, però c'è il cerchio ovviamente, canale stretto, quindi camera d'aria o mousse. Tutto il resto è molto 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 prototipale, un disco singolo, dietro c'è la gomma da 140, quindi misura giusta per l'off-road, quello vero, potete montare le gomme quelle veramente tassellate. Qui invece ci è attaccato un telefono perché ovviamente l'interfaccia sarà come quella della Stark, perciò passa tutto da questo smartphone qui, dallo Stark Phone. Poi invece qui si vede che ci hanno già lavorato sopra, ci sono pompe per esempio per i freni, manubrio rental, e qua il livello sale, questa è nello specifico una moto a rally perché qui c'è il GPX col Tripmaster. Insomma c'è un po' di roba interessante, bellissima la protezione, il paramotore esteso in carbonio, in fibra di carbonio, pedane sono quelle giuste, dietro monta Hollins, anche davanti in realtà, anche dietro c'è la soluzione dell'elettronica. Insomma interessante, non mi fa impazzire la sella qui davanti che dove va a coprire quello che su una moto tradizionale è il serbatoio, questa zona qui, però lo sappiamo, è un prototipo, l'abbiamo detto, molto bello. Il telaietto che invece è un pezzo unico, in realtà sotto c'è il traliccio, è stato coperto, è una cosa abbastanza interessante, quindi vedremo se arriverà e come, quando dichiareranno i dati che cosa verrà fuori, perché sospensioni elettroniche su una Royal Enfield, Maxi Enduro, Adventure, chiamatela come volete, non è una cosa così comune, non me la sarei mai aspettata. Adesso continuiamo perché la gente
si moltiplica e noi facciamo sempre più fatica a portarvi con noi, quindi venite. Stanky Way, perché siamo qua con un oggetto direi molto interessante, è sulla falsa riga di quello che ha presentato Kove l'anno scorso, ormai quasi 2 anni fa, in realtà con la 450 Rally che lo Zaff ha già provato e trovate sul nostro canale. Keyway TX450R, allora qui c'è da fare un attimo la premessa, non ci sono dati dichiarati, o meglio sono dichiarati i classici dati, qual è la cilindrata, 4,5, ovviamente è un monocilindrico, è una moto pensata per affrontare a Dakar l'Africa Eco Race, tra parentesi lo metterei, nel senso che ovviamente l'idea è quella di proporre una moto che sembri come quella, che ha determinate caratteristiche, ma sarà sicuramente un mezzo molto più economico di quello che è una moto da Dakar fatta e finita. Detto questo, andiamo a vedere un po' nel dettaglio com'è fatta. Quindi, partendo dall'alto, ovviamente essendo una moto omologata per la strada, c'è l'ABS, può essere disinserito, quindi non preoccupatevi. Display TFT, da qui sicuramente si potranno caricare le mappe GPX, potrebbe anche esserci un'interfaccia con il telefono, perciò tutto quello che vi serve, 2 prese qua per caricare il telefono nel caso si dovesse scaricare o per alimentare eventualmente il roadbook. Una torretta in finto carbonio e qui invece arrivano le cose un po' più interessanti, nel senso che quello che c'è qua zona manubrio, quindi riser, l'ammortizzatore di sterzo, sembra tutto super qualitativo. Tra l'altro c'è le manopole rental, quelle medium, non male. Il resto poi invece è un alternarsi di cose che mi stuzzicano abbastanza e cose che invece si vede che sono fatte per ridurre il prezzo della moto al minimo, che noi però non sappiamo ancora. 3 serbatoi, ovviamente, 1, 2 e 3, questo qua fa unico, è un serbatoio intero. C'è un bel po' di plastica, il serbatoio si estende fino qui, non va tanto giù. Paramotore, anche questo in finto carbonio, in realtà è plastica, questo un po' mi dispiace. Ritornando un attimo su, poi ci sono forcelle, che la forcella che ovviamente è regolabile, registri qua e qua per compressione. Pedane veramente grandi, non con molto grip, però interessante, anche la leva del freno che sembrerebbe essere ricavata dal pieno. Telaio invece è una doppia soluzione, qui abbiamo la parte in alluminio, qua sotto invece abbiamo una semiculla in acciaio. Motore, non abbiamo informazioni riguardo a questa, se non che è appunto monocilindrica e 4,5. Non saprei dirvi da che moto arriva perché non si vede molto in realtà, comunque sta di fatto che lo sviluppo verticale è abbastanza importante e sicuramente è un motore di qualche anno fa, perché vedete che è ancora qui l'ingranaggio per il kickstarter, l'accensione in questo caso ovviamente a blocchetto. Per il resto, beh, le gomme sono quelle giuste, le misure sono giuste, 21, 18, 140 dietro, Pirelli Rally Cross. Aggiungo anche, che non vi ho detto prima, l'impianto frenante è Nissin, quindi non male. Quello che penso io di queste moto è che sono sicuramente un'alternativa interessante per chi non cerca la classica, tra virgolette, max enduro, magari, o per stare su un budget basso, per qualcosa di leggero, quindi 4,5, 500, vuole qualcosa di un po' più aggressivo, un po' più spinto, e magari anche con un po' più di potenza, un po' più di coppia sotto. Detto questo, ovviamente è a tutti gli effetti una moto da Dakar, se la guardate, poi per andare a correre la Dakar qui manca sicuramente uno step di sospensioni, di tante piccole cose, è omologata per la strada, quindi non è completamente una moto specialistica, ha le frecce sotto gli specchietti, questo è importante sottolinearlo. Sono molto favorevole però a questo tipo di moto perché permettono, in linea teorica, guardando un po' come montate, secondo quello che è il mercato, direi che siamo intorno ai 10.000 euro, secondo me anche qualcosa meno, e permettono a molte più persone di potersi avvicinare a un oggetto che comunque fuori strada, se non si va a fare roba troppo estrema o 10 giorni di fila di gara, beh, sicuramente permette di divertire. Adesso noi andiamo avanti. Va bene, abbiamo parlato di moto simile Dakar, adesso anche Simo so che vi ha fatto vedere qualcosa di un po' più specialistico, beh, se le volevate vedere, questa è una vera moto da Dakar, anzi vi dirò di più, questa qui è un vero prototipo perché Sherco non l'ha ancora industrializzata, non la produce, non è in vendita, c'è solo questo esemplare e gli altri che corrono, questa è al 100% una moto prototipo pensata per fare la Dakar e i rally del campionato del mondo. Allora, questa è la 2024, per il 2025 posso già dirvi che cambierà perché passeranno come il resto della gamma a Kayaba. Se vi stesse chiedendo invece che cosa c'è di originale o comunque di
umano su questa moto? Beh, allora, il motore, o meglio il basamento del motore, deriva direttamente dal 4,5, ma poi ovviamente su è stata costruita tutta un'altra testata, ci sono stati tanti lavori che sono stati fatti, come sul telaio che è pur sempre in acciaio, proprio come quello della 4,5, deriva da lì, ma poi anche qua è stato cambiato, sono stati cambiati alcuni angoli, ci sono dei nuovi fazzoletti per adattare la moto a un tipo di lavoro che è completamente diverso da quello dell'enduro. Per il resto, beh, moto full a Krapovic, ovviamente ha tre serbatoi, due davanti e uno intero dietro. Comunque, nonostante questo, se la guardate qua anche da sopra, veramente molto stretta, si vede, c'è tanta artigianalità, ma è fatta veramente tanto tanto bene. È una moto racing al 100% e probabilmente va anche molto forte questa qua, deve essere un bel cannone. Comunque Santolino le sue buone prestazioni le ha fatte, vediamo cosa riuscirà a fare tra poco più di un mese. E qua poi, beh, carbonio a profusione dappertutto, pure il codino e il portatarga, che sono un pezzo unico, questo è tutto carbonio vero, tutta fibra di carbonio, come anche tutti i convogliatori. Insomma, diciamo che qui c'è giusto giusto un po' di roba da pro che non esce dalla fabbrica, se non per una fiera, eh? E poi noi adesso invece continuiamo un po' il nostro giretto, che è quasi finito per fortuna, perché come potete vedere dalla mia faccia sono abbastanza stanco. QJ Motor SRT 800 RX, ho pure imparato il nome. Allora, siamo davanti a quello che è veramente un prototipo di un prototipo, perché ci sono tante cose che non tornano al momento, però ci stava a farvela vedere. Beh, purtroppo si è rotto un paramano, non sono stato io, l'ho trovato già così. Per quella che è la moto, allora, è abbastanza interessante, in primis per il peso, perché la danno per 198 kg in ordine di marcia, che non è male, e in più perché considerate che il motore comunque è un 800 iniezione, qui non c'è traccia di mappature, il gas comunque è ride by wire, almeno quello che è montato, però parliamo veramente di un prototipo di un prototipo, perché ad esempio il motore non è completamente imbullonato al telaio che è in acciaio, e sotto invece non c'è il paramotore, ma al momento si vede anche il collettore, che è completamente diciamo, direi artigianale, sperimentale, perché non c'è neanche il catalizzatore, quindi siamo molto indietro con lo sviluppo. Detto questo, la moto però è abbastanza interessante. Beh, innanzitutto gommata Pirelli Scorpio Rally STR, ruote tubeless, impianto frenante con pinze Brembo. Insomma, c'è un po' di roba interessante, la zona di calzata sembra molto stretta, la moto comunque è abbastanza snella, direi non troppo elettronica, visto anche il display molto semplice. C'è già il porta GPX, cupolino regolabile, sospensioni regolabili, insomma qualcosa di interessante c'è. Vedremo se arriverà a breve, diciamo nel corso dell'anno prossimo, una versione un po' più definitiva, e sicuramente potrebbe essere interessante sia per il tipo di motore, i numeri che dichiarano, e anche guardando la moto in generale, bella stretta. Vedremo poi cosa succederà, anche perché questa moto qui dimostra anche l'interesse di QJ e più in generale dei cinesi, come abbiamo visto anche negli altri stand e negli altri padiglioni, verso il mondo dell'adventure. Uno dei temi di questa nostra EICMA, sia sull'enduro sia sul cross, è stato anche quello delle moto elettriche. Nelle adventure ce n'è un po' di meno al momento, sappiamo, moto da strada, l'elettrico deve ancora prendere piede, stanno provando delle applicazioni diverse nel mondo dell'enduro e del motocross, dove sotto certi punti di vista è un po' più semplice. Però riprendiamo da questa, che è a tutti gli effetti un'adventure elettrica. Il marchio, secondo me, non ha bisogno di presentazioni, per chi non lo sapesse, Can-Am è sicuramente il leader nel fare i trike, quelli con due ruote davanti, con cui si fanno i traversi, fanno specie di Razor, quindi side by side, e i Quad, marchio americano, e adesso si stanno affacciando sul mondo moto con questa cosa qui. Poi vi faccio vedere anche il prodotto finito. Motore elettrico, mette tutto insieme, monobraccio con il motore qua, quindi non nel mozzo, ciò significa che è una moto che può fare veramente del fuoristrada volendo. Batteria 8,9 kWh, danno un'autonomia in un uso, diciamo, cittadino, quindi misto, dove ha anche la possibilità di recuperare un po' in frenata con la frenata rigenerativa, 90 miglia, e il tempo di ricarica con la ricarica veloce è di 50 minuti, se no si è intorno alle 3 ore 10 per dallo 0 all'80% di carica, 20% che rimane dopo bisogna aggiungere ancora un po'. Venite con me, innanzitutto vi faccio vedere qua, tra l'altro, radiatori stile endotermici, direi, c'è pure la ventola. È tutto insieme, non c'è bisogno di telaio, questa è una struttura portante, qui vedete che c'è il canotto,
e adesso questa è la moto finita. Ci sono due versioni, una è la 73, la Origin 73, mentre una è la Origin e basta. Questa qui è la 73, che è un po' un tributo a questa moto qua. Tra l'altro, motore è Rotax, vi ricordate, due tempi era leader, ha fatto tanto anche coi quattro tempi, anche BMW montava dei motori Rotax. Beh, adesso arriva con un motore elettrico. Questa è la moto, ovviamente siamo su Dirt, quindi 18 dietro, 21 davanti, gomma tra l'altro abbastanza stretta, canale a cerchio, a canale stretto, potrebbe essere, c'è sicuramente dentro la camera d'aria, non è tubeless, e viste le dimensioni io azzarderei che si può montare anche una gomma un po' più impegnativa. Freno a pedale, questo è molto importante, freno posteriore, qui c'è un dashboard enorme, moto piccolina, siamo intorno ai 180 kg a vuoto, però in realtà qui non c'è da aggiungere peso perché non va dentro olio, non va dentro benzina, se non il liquido refrigerante, perciò peso abbastanza contenuto. Sospensioni poi firmate Kayaba, questo è sicuramente interessante, vedremo se mai arriverà in Italia, almeno qua da noi, e sarà curioso provarla, un'avventura elettrica di queste dimensioni potrebbe essere divertente. Noi continuiamo. Stand cove, e beh, ci perdonerete un po' il casino, magari le riprese non perfette, perché come potete vedere c'è veramente tanta gente, quindi è un po' complicato. Quindi vi provo a portare con me, perché questa è una mezza novità, diciamo, nel senso che ve l'ho già presentata l'anno scorso, abbiamo già provato la sorella o la cugina, chiamatela come volete, però arriva in versione definitiva qui a ECMA 2024, la Kove 800 Rally. Cosa cambia rispetto a quella che abbiamo provato? Anzi, andate a vedervi il door test se non l'avete fatto, della Pro. Cambiano un po' di cosine che la rendono ancora più fuoristradistica. Beh, in primis ci sono le sospensioni che si allungano e non di poco. Giusto per far capire qual è l'intenzione, quali sono le intenzioni di questa moto, davanti arriva un bel monodisco, non ci sono i cerchi tubeless, ci sono i cerchi con la camera d'aria, canale stretto, dove volendo si potrebbe inserire anche la mousse, e poi vi porto un po' di qua, facciamo un po' largo tra le persone. Sicuramente cambia la colorazione, che quest'anno è diversa, arriva questo azzurrino che è il colore ufficiale del marchio. C'è l'ABS che comunque è disinseribile, ma soprattutto ci sono un po' di chicche, perché la forcella, marchio loro, si chiama One, non lo conosco, però le abbiamo già provate anche in altre occasioni e funzionano. Ci sono tutte le regolazioni del caso, ci sono le piastre che sono ricavate dal pieno, e soprattutto su questa c'è l'ammortizzatore di sterzo, che è fondamentale per una moto che promette, anche volendo, di poter fare l'Africa Eco Race o comunque dell'off-road bello impegnativo. Dovrebbe arrivare a brevissimo, e questa qui io sono veramente curioso di saltarci in sella, perché con la Pro, che già era bella fuoristradistica, ma qua a livello si alza di molto, io mi ero divertito un sacco, mi era piaciuta, e quindi non mi resta che aspettare. E noi adesso invece andiamo avanti a cercare di fare un po' di slalom tra la gente, che non ci passi troppa gente davanti alla telecamera. Giusto due dati un po' più tecnici: escursione della forcella 2,70, escursione posteriore invece 2,40, il peso di 179 kg. L'anno scorso ne abbiamo parlato tanto, ma è impossibile, e tante altre cose ne abbiamo dette di tutti i colori. Beh, sulla Pro però è stato praticamente confermato, non l'abbiamo messa sulla bilancia, però posso garantirvi che è molto leggera, e qui comunque è vero, le sospensioni sono un po' più lunghe, però c'è il monodisco, sono state tolte alcune cose, perciò non faccio fatica a crederci. Il prezzo sarà di 11.990, che considerando anche il motore che monta, stretto parente, anzi una copia mi viene da dire dell'LC8C di KTM, che usa anche CF Moto, beh, molto interessante. Adesso vi faccio vedere una cosa abbastanza interessante, brand Mondial, molto famoso anni fa, si sta rilanciando negli ultimi anni. Questa moto qua, la 452 Mad, a guardarla così, beh, è una moto effettivamente da rally, soprattutto anche il serbatoio basso, che non è così tanto comune. Il motore, beh, 452 potete immaginarvelo, è 4,5 bicilindrica, e di fatto è lo stesso motore che utilizza la CF Moto 450 MT, che abbiamo già provato anche su Dirt, quindi andate a vedervi il Dirt test se non l'avete ancora fatto. È una moto un po' particolare, perché a guardarla è molto fuoristradistica, di escursione delle sospensioni ce n'è abbastanza nonostante il diametro sia molto contenuto della forcella, ruote giuste 21-18. Quello che mi lascia un po' perplesso sono alcune scelte, ad esempio il mix tra una pedana che è veramente
molto fuori stradischia, c'ha dei bei denti anche se sono molto arrotondati, la moto super stretta, 183 kg la danno non si sa se in ordine di marcia o a secco, o meglio senza benzina, però credo che siano in ordine di marcia considerando la cubatura del motore. Gommata Pirelli Scorpio Rally STR, quindi non male, e ha messo i cerchi tubeless, per qualcuno può essere un vantaggio, per qualcuno può essere uno svantaggio, beh forse su una moto di questa cilindrata, con questo peso, con questa potenza, una camera d'aria non ci sarebbe stata male per permettere di usare il cerchio standard, fatta a me, fatta premessa che sia resistente, anche per qualcosa di più, un po' più impegnativo, però oltre questo progetto abbastanza interessante, tra l'altro montata con un disco singolo davanti ma con la pinza radiale Brembo, che chapeau, niente da dire. La moto peraltro ha vabbè ovviamente l'ABS disinseribile e il controllo di trazione, poi da vedere come funzionerà eventualmente. La cosa bella è che in questa zona qui è abbastanza stretta, comunque spazio ce n'è anche per muoversi in sella, eventualmente per portare un passeggero, perché le pedane ci sono e c'è tutto quello che serve, molto essenziale per togliere l'ABS, c'è il tasto, molto pratico, queste cose a me piacciono. C'è già qua la predisposizione per agganciare GPS o il GPX per la traccia, quindi tra l'altro le sospensioni sono anche regolabili, vi faccio vedere qua direttamente dal tappo, abbiamo precarico e ritorno, in teoria dovrebbe esserci sotto la compressione, confermo. E qui indietro invece una cosa che mi ha incuriosito sono questi due sportelli qui, perché qua non c'è serbatoio come sulle moto da rally vere, hanno però deciso di tenere comunque, di allargare un pochino la coda per fare questi sportelli con lo sgancio rapido, tra l'altro molto semplici da aprire. Ora non posso aprirli, non so bene cosa ci sia dentro perché al momento non ho ancora chiesto, però se fosse qualcosa per metterci dentro un paio di attrezzi, documenti nel caso fosse resistente all'acqua o qualsiasi altra cosa vogliate, beh questo potrebbe essere molto interessante. Quello che la rende ancora più interessante, beh, è il prezzo, perché 6.390 euro, si fatica a trovare qualcosa con queste caratteristiche, con queste misure delle ruote, queste escursioni delle sospensioni, che adesso non so il dato preciso ma basta guardarle, gommate STR, impianto frenante Brembo davanti, non è facile a trovare a questo prezzo, quindi vedremo cosa succederà, vedremo quando arriverà, sicuramente una di quelle moto che mi incuriosisce, che diciamo dà un po', continua ad aprire lei insieme ad altre di questo genere la strada a chi vuole avvicinarsi al mondo dell'off-road senza impegnare troppo, senza impegnarsi troppo con qualcosa di semplice ma che gli permetta anche di fare gli spostamenti, quindi assolutamente promossa per me, andiamo avanti. Ok, ce l'abbiamo fatta ad arrivare, a farvela vedere non ne sono sicuro, mi piacerebbe raccontarvela, potervela raccontare con più calma, però questo è il tempo che abbiamo e lo spazio a disposizione in questo momento, quindi partiamo. 4,5 BMW. Questa moto innanzitutto dimostra una cosa, l'interesse, certifica l'interesse che c'è all'interno di questo segmento delle adventure di piccola cilindrata. È un po' particolare perché non ha il 21, però è molto 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 fuori stradistica, sia per quello che è il design sia per quelle che sono le scelte tecniche. Poi vabbè dai, lo sapete, quando si muove BMW vuol dire che è abbastanza importante la cosa. È un prototipo, non si sa quando e se arriverà, anzi dovrebbe arrivare, però non si sa ancora quando. Ve la racconto velocemente, allora innanzitutto super super rastremata, come abbiamo visto sul 1300 qui è ancora più estremizzata la cosa. Ci sono anche qua i ganci per attaccare borse, cose, al serbatoio. La sella sarà disponibile qualora dovesse arrivare la versione definitiva, anche quella lunga con due posti, qua la vedete da uno, che è molto figa sicuramente. Display BMW, sospensioni non hanno tantissima escursione, non sono neanche regolabili da quello che si vede qua, un sacco di pezzi ricavati al pieno, delle pedane che sono praticamente da enduro, gommata giusta, un disco solo davanti, ci sta, Brembo, e quello che vedete comunque è questo. Telaio ovviamente a traliccio in acciaio come classico per BMW, telaietto sempre in acciaio imbullonato, forma dello scarico come quello del 1300 e poi il design completamente preso dalle sorelle maggiori. Questa è molto interessante, non so se arriverà, quando arriverà, ma nel caso io sono veramente curioso di scoprirla perché mi intriga tantissimo e dal vivo è ancora più piccola di quello che si vede in foto, è proprio un oggetto molto divertente. Continuiamo perché qua c'è troppa gente, non riesco quasi neanche a parlarvi, andiamo, non so cosa avrete visto, mi spiace. Giro finito, io pure. Finito in tutti i sensi, sì, dai, siamo anche in chiusura di qua, adesso la folla ci schiaccia.
Esatto, beh, allora dai, un po' di adventure interessanti io le ho viste, qualcosa sì. Di... No, allora, sai cosa, è tornato super vivo il segmento dual sport, cioè tra queste moto repliche più repliche da car, moto un po' più piccole. Ci sarebbero tante di quelle che abbiamo visto qua che dovremmo saltarci sopra, magari anche portarle veramente alla frusta, vedere se si fondono. Beh, no? Io ho detto più o meno per tutte quelle che ho visto, ho detto questa io, sarebbe interessante. Anche io ho detto in tanti. Hai meglio detto forse anche in troppi, quindi diventa ridondante. No, però dai, allora ci sono sicuramente un sacco di proposte adesso, alcune non ve le abbiamo neanche fatte vedere, ma perché qua c'era veramente tanta gente, era difficile anche scovarle, alcune nei giorni scorsi non siamo riusciti a farci proprio il giro classico dei padiglioni, però vabbè dai, abbiamo visto la bella roba. Direi che un po' di materiale l'abbiamo buttato dentro in questo video e lo dico, magari qualcuno l'abbiamo persa, quindi vabbè, ce lo scrivete sotto nei commenti come al solito e anche recuperiamo tutto il resto, perché sicuramente io non ho fatto la scheda tecnica classica, no, ho detto qualche peculiarità diversa rispetto a quello che magari sicuramente avrete già sentito da un po' tutti i video, sì, che avete qualche caratteristica visto qua dal vivo, che poi quando vedi la moto in foto in video ti scappa, esatto. Un po' di robe così, esatto. È stata molto freestyle, ecco. Probabilmente adesso state guardando questo video, ma sarà già finito, sarà sì. Addirittura d'arrivo. E quest'anno è stata tosta. Sì, dai, regolare. Però come tutti gli anni. Figo, è stato bello, abbiamo incontrato anche alcuni di voi. È stato divertente, dai. Dai, fateci sapere magari voi, visto che l'abbiamo detto quasi su tutte le moto, quale sarebbe da provare, quale sarebbe da provare, quale vorreste provare voi o quale vorreste provare voi con noi. Esatto, quale preferite tra queste moto che vi abbiamo detto, qualcosa che abbiamo saltato. Esatto, magari organizziamo qualcosa, ci vediamo qua sotto e con Ekma ci vediamo l'anno prossimo e noi ci vediamo a brevissimo con qualcos'altro. Bam!